ho avuto una frattura dell'incisivo superiore, poi un ematoma al volto, altre fratture ai denti. Avevamo appena montato, cioè da poco, mi stavo recando nella mia sala, nella mia postazione, e ovviamente in un codice rosso c'erano 300.000 parenti. Noi non ci possiamo proprio muovere. Viene un'emergenza, non hai modo di muoverti, ovviamente noi montiamo e diciamo ai familiari di accomodarsi fuori. Questi familiari di quest'altro paziente invece iniziano a riempire di parole e non volevano uscire, anche perché era anche mia sorella di turno. Io sento tutte queste voci, insomma, queste parolacce, e mi affaccio nella sala russi. Al che mi viene un uomo vicino, mi mette la mano sulla spalla e mi fa: tu vieni con me, ho il braccio sopra la mia spalla, e mi porta verso l'uscita. Al che io mi vado a girare e vedo che la donna salta addosso a mia sorella. Mentre tutti quanti stiamo andando verso mia sorella, questo uomo mi afferra e mi prende a calci e a pugni. A calci e pugni per terra non ho capito niente, sinceramente, ho visto solo del sangue. Sono persone già note, cioè nel senso... questo fanno, insomma, lei tutti i giorni così, lei è una guerra, ogni giorno dobbiamo subire questo, però questa volta si è andata oltre, perché qua non parliamo solo del fatto lavorativo, di interruzione di pubblico servizio, ma parliamo anche di violenza sulle donne, sulla donna, perché è stato un uomo a mettermi le mani addosso. Adesso stai andando a denunciare? Sì, adesso sto in macchina andando lì.